E buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale. Buongiorno a tutti, più che altro, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui su Transport Fever 2. Oggi portiamo avanti, insomma, la nostra fantastica mappa. E niente, incominciamo. Mi sono accorto qualche giorno fa, mentre stavo guardando un po' la mappa, che abbiamo lasciato in sospeso una linea. Avevo lasciato in sospeso una linea già costruita, ma senza appunto nessuna tratta fatta. Vedete, qui c'era tutta la linea pronta con le fermate, ma senza alcuna linea impostata. Quindi lo facciamo oggi. Impostiamo una linea qua, 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 qua. Oggi continuiamo appunto con il progetto dell'ultimo episodio nell'impostare il trasporto pubblico locale in tutte quante le città che ne sono scoperte. Quindi qui siamo a Bammental. Ok, Bammental Bus 03. Perfetto. Allora impostiamo questa come Bammental Bus 04. Così, Bammental. Perfetto. E mandiamoci l'autobus che lo prendiamo fuori dal deposito che è quassù. Ci mettiamo un autobus snodato, direi. Che lo prendiamo da qua. Ce ne sono diversi. Lo prendiamo questo qua, l'ultimo. Ne prendiamo 4. E li mandiamo. Perfetto, così siamo a posto. Qui l'autostazione ha le linee tutte ben suddivise, sì, perfetto. Ok. Ogni banchina ha la sua linea, perfetto. Le stazioni arrivano belle cariche, i treni, la stazione è bella movimentata. Ok, perfetto. E ora aspettiamo che arrivino dei passeggeri. Poi qua è abbastanza collegata Monchov, esatto. Qua abbiamo in Zecherin una zona non collegata, che appunto è dall'altra parte della ferrovia, quindi non hanno un collegamento rapido di qua verso la linea. Quindi farei un autobus che parte da qua, fa costeggia questa zona qui, passa di qua e arriva qui in giù, fa zigzag un po' qua. Mettiamo queste qua blu. Una qua. Poi si collega qui, poi avanti di qua. Poi avanti di qua. Poi va avanti qua. Qua giù. C'è un collegamento pure qui. E poi lo facciamo tornare indietro magari. Facciamo girare. Magari lo facciamo girare qua. Che ne dite? Qui così. Perfetto. Qui, qui, qui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 e 18 fermate, perfetto. Qui invece abbiamo le linee di Zecherin Bus 03. Allora, copiamo, togliamo qua la scritta, linea 1, diventa la 04. Perfetto. I treni sono tutti separati, figurati, questo qua lo mettiamo sul 4. Perfetto.
e prendiamo l'autobus dal solito deposito qua giù. Qui mettiamo uno corto, mettiamo uno semplice, mettiamoci questo qua. 4. Perfetto. Qui intanto abbiamo il tram. Quello là che si sì, quello interurbano che fa tutta la tratta fino qua giù. Bene, e qua abbiamo collegato Zachary in tutta quanta. Ah, c'è l'aereo che sta atterrando qua. Con 11 passeggeri. Dobbiamo fare il collegamento piuttosto anche dall'aeroporto da parte di Zekerin, che manca il collegamento aeroportuale. Adesso vediamo un po' come collegarlo. Magari da qua facciamo fare un giro qua sopra. Facciamo passare qua. Tanto qua io so che possiamo mettere giù una strada. Perché so che si collega, esatto, così. E poi mettiamo magari una stazioncina in superficie qui piccolina. Adesso vediamo se la riesco a trovare. Magari una di sta qua. Quant'è la minima lunghezza? 80 metri. Questa qua è la più piccola che possiamo mettere. No, più piccola. Questa pure anche 80. Questa 80. Questa 80. Dai, qualcuno che sia più piccola di 80, tipo un 40 metri magari anche. Platform length sempre 80. Ah, guarda, forse questa è qua. Esatto, era qua. Questa possiamo mettere tipo 75 metri, vabbè, non ce n'è mai anche una, Dio mio. O 30. Facciamo piccola piccola, sì, ne possiamo fare anche la 30. In superficie, dai, va bene. Il trenino da 30 metri lo troviamo, non c'è problema. E poi ci colleghiamo con i binari, magari a 7. Punto la merci che passa. Ci colleghiamo con i binari, magari di qua. Che restino sulla stessa altezza. Questo qua magari esatto. È un po' lento a costruire i ponti, non so perché. Perfetto. Facciamo così. Ok, intanto andiamo avanti di qua. E poi lo colleghiamo qua adesso. Facciamo semplicemente così? Sì, magari meglio. Ok. Poi adesso dobbiamo cercare di andare in direzione di qua per passarci sopra. Perché secondo me faremo un po' di fatica. Qua quanto è alto qua? Vediamo un po'. Sì, ok, ci sta. Sono
Insomma, ci passiamo, dai. Ci fa attaccare a terra, vero? Vediamo un po' come viene. Se partiamo da questa altezza qua. Perché magari se partiamo da questa altezza qui forse è più alto. E passiamo magari sopra i binari qui. Vediamo se magari riusciamo a... Tirando via questo. Ok. Ok, riusciamo così. Con un po', alzando un po' qui, riusciamo a passarci sopra, dai. Ma secondo me il problema non è pressoché questo. Perché secondo me... No, porco cane, ho tagliato via questo. Via il tratto qua. Vabbè. Perché secondo me è più qua che magari dà fastidio. Che è basso, è alto. Meglio se lasciamo questa altezza qui. Vediamo se passa. No, dà problemi qui. Però se alziamo leggermente va. Vabbè, lo facciamo così e vaffanbrodo. Tagliamo la testa al toro, lasciamo così. E magari per farla più lineare mettiamo tipo questi pezzi di binari qua. Vediamo Ah, ok, mi sono appena accorto che ho sbagliato binario, quindi facciamo il change fast qua. Tac. E buttiamoci giù questo. Perfetto. Così passiamo qua sopra, abbiamo questa piccolina duna che si alza e poi basta, niente di chissà che. Ora dobbiamo sperare però che i tralicci non tocchino appunto terra. Ground feel, no, alien terrain. No, perfetto, facciamo un attimo qua. Un controllino fast. Sì, qui tocchiamo terra, ok. Secondo me non tocchiamo terra qua quando appunto passiamo qua sopra. Che mettiamo l'U2 single. L'U2 single qui. E l'U2 single qui. Qua. Oh, invece stanno tutto bene, toccano tutti quanti terra. Buono, 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 dai, sono contento. Poi lo 2 double, mettiamolo proprio basso, 12 metri e mezzo. Che qua però dobbiamo alzare noi il terreno qua. Questo qui l'avevamo abbassato noi prima. Ok, così va bene. Poi mettiamo l'U2 single qui. L'U2 single qua. Perché qua appunto non, sicuramente non tocchiamo terra. Vabbè. Qui manco. Qua così possiamo metterlo. Qui così. Mettiamo i singoli, così sono tutti contenti e felici che abbiamo i cosi senza disturbi. Ok, ok.
Va bene così, diciamo che ci sono abbastanza pali, insomma, non c'è bisogno di esagerare. E così ho fatto il collegamento da Zakhirin all'aeroporto, così almeno possono arrivare anche con il treno fino lì a Zakhirin e possono passare tranquillamente da qua. E io mi sono appena accorto che in tutto ciò la stazione di Zakhirin non è mai stata collegata con la città di Zakhirin, quindi i treni arrivano tutti quanti da un'altra parte, cioè. Spettacolare sta cosa. Cioè, abbiamo collegato la stazione di Zakhirin oggi. Dopo un bel po' che gioco io su questa mappa. Va bene, va benissimo. Adesso vediamo, forse avremo anche più passeggeri. Perché sa che tutti quanti prima prendevano il treno da qua, da Zakhirin, per arrivare qua. Magia. Portiamo avanti ora sta stradina che costeggia i depositi qui. E qua mettiamo questo passaggio livello. Perfetto. Non c'è nessuna linea che passa qua? No, vero. No, perché è la linea per i depositi questa. Beh, che dire ragazzi, non era collegata a città la stazione. Una roba assurda, guardate quanta gente ora stranamente che viene. Chissà che giro del mondo facevano prima le persone per arrivare qua. Boh. Mi sa che prendiamo tutti quanti il tram e andavano qua giù. Bene, mettiamo ora il trenino. Mettiamo il trenino, no, prima i semafori. Mettiamoci i semafori questi qua. Niente, qua non è fattibile, vediamo se riusciamo a farlo all'incontrario da qua. Ok, non, boh, impossibile fare degli scambi a X su questa curva? Boh, non so. Ah sì, ecco qua, perfetto. Bene, poi la navetta per l'aeroporto parte da qui. Arriva qui nel binario, metterei questo laterale qua, quindi sul 4. Perfetto, così mi piace. Come l'abbiamo chiamata questa qua? Mettiamo Zakhirin aeroporto Greventin. E ci mettiamo il treno che parte da co... dove cavolo... Ah, ok, da qua. Da qua può partire il treno, ecco qua. Vediamo qua, unità multiple. Qualcosa di molto corto, abbiamo questo. Ma questo quanto misura in un singolo pezzo? 29 metri. Ma sai, quasi quasi. No. Ce l'avevo già in un'altra zona. Vorrei usare qualcosa di differente. No, niente di diesel elettrico voglio. Questo quanto è lungo?
42, troppo. Devo questo. Questo quanto è lungo il singolo pezzo? 29 metri, questo possiamo usarlo. Questo è troppo lungo. Oppure non so, ci sarà le monovagone queste qua. 40 metri. Questo. Tutto quanto lungo. Questo è tutto quanto lungo. 10, 6 car, 8 car, 4 car. Questo 40 metri. Visto che le porte sono da una parte, quindi no, deve avere questo che ci gira. Questo pure. 4, 10, o oh, questo qua. Questo le porte entrambe le parti, mi sembrava a 37 metri. Questo non ne ho. Questo abbiamo già messo l'altro aeroporto. Ma un pezzo singolo di qualcosa non c'è, questo. Però che sono 10 persone. Ho questa qua. Questo non è male. Mettiamo di uno di questi qua, va. Perché non va? Se parti da là. Passi di qua, poi sali di qua, sali su qui, vai di qua, come non trovi la fermata? Quindi devo acquistarlo di qua? Forse devo comprarlo qui? Sì, esatto. È tipo un tram, ci sta, dai. E ha le porte da entrambe le parti. Ok, ma vediamo se ora ci arriveranno i passeggeri qui. Vabbè, ragazzi, con questo io intanto vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale e fammi sapere nei commenti se vi piacciono queste serie di video come ogni volta. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me e niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.